Ciao a tutti, benvenuti su Cinepreso, io sono Gabriele e oggi voglio parlarvi di un film che attendevo veramente da tanto, non vedevo l'ora di vederlo e finalmente sono riuscito dopo una serie di impedimenti, sembrava che il mondo mi impedisse di vedere questo film, ce l'ho fatta e sono contentissimo. Sto parlando di Baby Driver, diretto da Edgar Wright. Io adoro la follia questo regista, pensate che quando ero al Festival di Venezia ho avuto anche l'occasione di incrociarlo per un istante, ma non avendo ancora visto Baby Driver non potevo andare come uno stalker a dirgli Baby Driver era bellissimo, metti che poi fa schifo, che figure ci facevo. Detto questo, finalmente sono riuscito a vederlo, avevo le aspettative altissime e sono rimasto veramente contento da questo film. Edgar Wright è un regista che si è formato sul cinema, si vede che ha studiato come fare i film guardando tantissimi film, un po' come Tarantino e molti altri registi che conosciamo. Il suo stile è quindi molto derivativo, prende i generi, li scardina, li decostruisce e arriva a portarli a un livello di eccellenza incredibile. Baby Driver è un tipico film di rapina con le auto, ne abbiamo visti veramente tanti. Si pensi a The Italian Job, che è uno dei classici, o ai più recenti Fast and Furious, che hanno portato all'estremo un genere facendolo diventare poi un qualcosa più legato al tema supereroistico, direi, che al film di ladri e macchine. Il film racconta di Baby, un giovane prodigio delle auto che di mestiere fa l'autista per i criminali. Il protagonista ha la caratteristica di avere una concentrazione sopraffina. Non è chiaro se sia innata o se sia causata da un incidente avuto durante l'infanzia. Egli deve però ascoltare costantemente 24 ore su 24 della musica per restare concentrato e togliere l'acufene che l'incidente automobilistico di quando era piccolo gli ha provocato. Questo acufene gli toglie ogni concentrazione e quindi possiamo dire così ogni superpotere, perché Baby alla guida è veramente un fenomeno. E Edgar Wright racconta questo film con un grandissimo piacere nel mostrare l'azione, gli inseguimenti che sono tra i più belli visti quest'anno e forse tra i più belli visti veramente tra tutti i film di rapine e di automobili. Il ritmo interno alla scena, quindi i gesti che i personaggi compiono e il ritmo del montaggio, quindi l'alternarsi di diverse inquadrature, sono armonizzati alla perfezione con la musica. Gli attori sono eccezionali, Jamie Foxx ha un personaggio che da tempo non gli vedevamo e anche Kevin Spacey che, stando sempre all'interno dei canoni del Frank Underwood che oramai tutti noi conosciamo, riesce però a essere veramente spassoso. La forza del film e della regia di Edgar Wright sta nella cura con cui ogni scena viene pianificata. Il film si apre con una sequenza di 10 minuti girata benissimo e la sequenza successiva, quella dei titoli di testa, è un lunghissimo piano sequenza. Ditemi voi in quali film riusciamo a vedere una scena di rapina in apertura e un piano sequenza nella scena immediatamente successiva. Insomma, il bilanciamento tra una parte scenografica spettacolare e la parte narrativa è veramente perfetta per questo film. Baby Driver, quindi, secondo me, è tra i migliori film del 2017. Calcolate che è un anno cinematografico che non mi è piaciuto particolarmente, quindi non ho visto grandi film che mi hanno fatto innamorare. Baby Driver, invece, mi ha dato un respiro che tanto ho cercato in quest'estate cinematografica. Non tutto è perfetto, se devo fare una critica, a me piace sempre vedere i pro e vedere i contro, e se devo fare una critica, la seconda parte è forse un po' più convenzionale, ma la cosa che mi ha molto stupito è la voglia di Edgar Wright di smettere di far ridere ad ogni costo, come la sua trilogia del cornetto, che è quella più smaccatamente comica di cui vi consiglio L'alba dei morti dementi, se non l'avete mai visto, è tipo il film essenziale da vedere tra quelli prodotti negli ultimi 20 anni. L'ultima parte del film, infatti, pecca un po' perché non è coerente con se stesso, ma allo stesso tempo è un grande stacco all'interno della filmografia del regista che fa ben sperare. Sono veramente curioso di vedere che cosa riuscirà a fare Edgar Wright, prendendo magari altri temi non per forza umoristici e arrivando a creare dei film completamente nuovi, completamente inediti rispetto a quello che ci ha fatto vedere fino ad ora. Ora quindi mi aspetto dei grandissimi film d'azione, dei grandissimi film drammatici magari, perché no? I grandi registi sanno fare tutti i generi e soprattutto io continuo a sperarci, Edgar Wright.
torna un film di supereroi, fallo, fallo bene, cambia questa industria che sta un po' ristagnando negli ultimi anni. Abbiamo bisogno di te. Quindi, Baby Driver, assolutamente consigliato, guardatelo, divertitevi, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e, come sempre, ci vediamo sempre qui su Cinepreso con tanto, tanto cinema. Ciao!